troviamo in Sardegna, nella costa sud-occidentale della Sardegna, nel comune di Porto Scuso, dove abbiamo il parco eolico più grande d'Italia. Il parco eolico di Porto Scuso raggiunge una potenza massima di circa 90 MW. Soddisfa il fabbisogno energetico di circa 70.000 famiglie. Oggi i nostri tecnici Roberto e Davide effettueranno un intervento mirato a verificare il corretto allineamento tra il segnale di regolazione di potenza e la posizione delle pale. In questo momento stanno indossando le imbragature che servono durante tutta la fase di salita e di discesa fino alla navicella e per le attività lavorative. La prima regola, infatti, è mai esporsi al rischio di caduta. Prima di iniziare la salita, ogni operatore si assicura la linea vita tramite lo slider, un dispositivo anticaduta, e ne verifica l'esatto funzionamento. Giunti al primo piano, è necessario fermare l'aerogeneratore tramite il terminale portatile. Si procede quindi con la salita fino al montacarichi, che consente ai due operatori di raggiungere i 65 metri di altezza. Prima di abbandonare il piano, è necessario assicurarsi tramite il cordino ad un punto di ancoraggio sicuro. Al termine della salita si accede al piano sotto la ralla d'imbardata. Un'ulteriore piccola scala agevola l'accesso alla navicella sovrastante. Qui l'operatore si assicura di avere il controllo della macchina, collegando il terminale portatile al computer principale. Nella navicella si trovano i componenti principali per la generazione di energia elettrica. Moltiplicatore di giri, freno idraulico, generatore e apparato idraulico per la gestione del passo delle pale. Una volta giunti in navicella, dovranno aprire i portelloni, creando così la seconda via di fuga in caso di emergenza. Successivamente, utilizzando il paranco e la gru, potranno tirare su la safety bag per la gestione delle emergenze. A questo punto i nostri tecnici potranno iniziare ad operare.